Buonasera amici sportivi di Radio Doppio Zero, benvenuti da Michele Cottuno De Palma al Paolo Borsellino di Bitonto per il big match del campionato di serie C, finito il calcio a 5 tra Bitonto e Molfetta. Le squadre stanno scendendo in campo in questo momento. Il big match del turno ultimo del campionato sarà capoclassifica: il Bitonto insieme al San Michele e la quarta fuori del campionato, il Molfetta insieme all'Altamura. Sono tantissimi i motivi di interesse di questo match. Primo, perché è un derby, il secondo derby della stagione. Il primo lo ha vinto il Bitonto un mese fa in Coppa Italia 3-0 con le reti di Anaclerio, Minafra e La Rossa, in un derby vibrante di Coppa Italia con tante emozioni, tanti sussulti, colpi di scena. Quindi vedremo come andrà a finire questo secondo derby di campionato questa volta. Poi il solito casalingo del mister Verriel, il nuovo mister del Bitonto, che ha preso il posto due settimane fa di mister Lorenzo Genchi, che comunque ha lasciato la squadra in testa alla classifica. Fatale è stato il KO in Coppa Italia, il pesante KO di San Siro per 4-1. E poi chiaramente si affrontano due squadre che hanno nel gol il loro motivo di... il loro motivo appunto di forza, visto che si affrontano un attacco, quello del Bitonto con 42 gol fatti, quello del Molfetta con ben 46 reti messe a segno. La differenza è la fase difensiva, con il Bitonto che ne ha subite soltanto 6, mentre il Molfetta 20. Quindi esordio casalingo per mister Antonello Verriello, il nuovo mister del Bitonto. Ha bagnato il debutto con il 2-0 domenica scorsa sul difficile campo dell'Euca. Sul difficile campo dell'Euca. Ora vedremo come andrà questo esordio casalingo. È il solito casalingo. Ora quindi tutto è pronto, subito le formazioni di entrambe le compagini. Partiamo dalla squadra ospitata, che è la Molfetta, del tandem Camporeale Roberta Varano. 1 Narsete, 3 Barbaro, 7 Pati, 9 Giacò, 11 Buono, 12 Stasi, 13 Napoli, 14 Antonino, 16 Tempesta, 19 Valenzano, 20 Baldari, 22 Jacobone. Rispondi il Bitonto capolista con 77 Tempesta, 3 Garofalo, 99 il Volto Nuovo, Lavinia Di Meo, 23 Cardone, 5 Papapicco, 17 Pantaleo, 22 Minafra, 18 Russo, 4 Anaclerio, 10 Capitano Flora La Rossa, 8 Mazzaro, 13 Marzulli. Entriamo in diretta con il Bitonto, questa prima palla con La Rossa, perde un contrasto, subito si lotta a centrocampo tra La Rossa e il difensore del Molfetta. Rimessa per il Bitonto, colpita duro il capitano del Bitonto, La Rossa, Papapicco, La Rossa, bene per Anaclerio, vince un rimpallo, Anaclerio! E il Bitonto passa subito in vantaggio al primo giro di orologio. Subito Anaclerio, che si è portato a spasso l'intera difesa avversaria. Di fisico poi ha messo alle spalle di Narsete. Si sblocca il punteggio per Paolo Borsellino dopo un minuto. Bitonto già in vantaggio con il gran gol di Carmela Anaclerio, che guarda caso ha sbloccato anche nel derby precedente il punteggio. Ora vedremo come cambierà tatticamente anche il match, anche a livello emotivo, con il Molfetta che adesso dovrà certamente rivedere le carte in tavola. Colpito a freddo la compagine di mister Camporeale Varano. Minafra, lungo per Anaclerio, subito a segno il pivot nero-verde. Gran gol di pregevole fattura, quello del 4 Bitontino. Gol di fisico, gol cercato, quello di Anaclerio. Minafra, Papapicco, La Rossa,
però la rossa perde palla, poi ancora il Molfetta, la conclusione, proprio il destro ribattuto, poi ancora il Giaco, era Pati, scusate, Anacleto perde palla per l'intervento in difesa di ancora di Pati, subito sfida a mille qui al Paolo Borsellino. D'altronde il derby si fa sentire, la rossa perde palla, poi la recupera bene per l'intervento di su Pati, molto aggressivo Pati sul capitano neroverde. Ora vedremo il Molfetta, chiaramente ha sprombattuto la conclusione, papà piccolo il calcio d'angolo, reagisce il Molfetta, il gol a freddo subito, ricordiamo il guizzo di Anaclerio, ora il Molfetta si precipita in avanti, calcio d'angolo all'indietro per Pati, ancora Pati sul fondo, tenta di reagire il Molfetta, la rossa, ancora la rossa, sbaglia il passaggio, poi interviene bene Papapicco, un po' di confusione, Papapicco, però Papapicco spazza in qualche modo, rimessa per il Bitonto, un po' di apprensione in questo disimpegno difensivo per il Bitonto, tempesta, lancia per Anaclerio, interviene di ginocchio Antonino, rimessa laterale, la rossa all'indietro per Papapicco, Minafra, ora Minafra, bene per Anaclerio, Anaclerio difende per Anaclerio, contro due, poi la perde la rossa, Papapicco, bene per ancora per Anaclerio, rimessa per il Bitonto, ne resta in fase offensiva, subito incandescente il derby, amici di Radio Doppio Zero, qui dal Paolo Borsellino di Bitonto, si affrontano la capolista Bitonto, 9 vittorie in 9 partite, quindi punteggio pieno per il Bitonto con il Molfetta, quarta forza del campionato, che finora in trasferta ha vinto tutte le partite disputate in campionato, l'ultimo successo il roboante 10-0 domenica scorsa in casa del fanalino Martina. Minafra, tiro respinto, poi avanza Pati, messo a terra, calcio piazzato per il Bitonto, calcio piazzato per il Bitonto, molto attiva finora il numero 7 del Molfetta, Pati, Valenzano, palla troppo lunga, palla di tempesta troppo lunga per Valenzano, uno dei tanti ex di questa partita, molte molfettesi l'anno scorso hanno praticamente vestito la maglia del Bitonto, quindi una sorta di Bitonto del presente e Bitonto del passato qui al Paolo Borsellino. La decide per adesso Anaclerio per il Bitonto di mister Antonello Verriello. Minafra, intervento pulito di Papapicco, quindi Anaclerio perde palla. Minafra, però Minafra, Minafra, viene respinto Papapicco. Papapicco, troppo lungo per Anaclerio. Papapicco, lancio troppo lungo per Anaclerio. Con il Molfetta, Pati, Antonino, poi Valenza, Antonino, 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 tempesta, bella questa azione del Molfetta. Bella questa triangolazione, intanto sempre Pati, ancora Pati, avanza Pati, il destro, muro Anaclerio, che riparte Anaclerio, 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 tiro centrale, blocca Narsete, tutto molto bello in questo frangente, prima il tentativo di Antonino, poi quello di Anaclerio dall'altra parte, poi intervento ruvido ma pulito quello di Papapicco ai danni di Valenzano,
protesta Valenzano, chiede l'intervento falloso di Papapico. Rimessa per il Molfetta in zona offensiva. Ora Giacco, Giacco si prova da fuori, Giacco palla fuori, riparte il Bitonto. Chiara Russo a ritorno dopo un infortunio. Russo, Minafra non al meglio ma disponibile. Chiara, il 18 del Bitonto. Chiara, avanza Russo, bene per Minafra, palla leggermente lunga. Narsete in qualche modo la fa sua. Pati, ma si gioca senza sosta qui al Polo Borsellino in questo derby caldissimo. Bitonto Molfetta, Antonino, palla troppo lunga, quindi si perde. Rimessa per il Bitonto, Maria Giovanna Tempesta per Russo, con la Russo, rimessa per il Bitonto in fase offensiva con la Russo. Papapico, Russo, vince, perde un contrasto, Pati, Pati, ma recupero fondamentale di Papapico, recupero, quale un gol questo intervento difensivo di Papapico. Aveva perso una palla sanguinosa, c'è la Russo nei confronti di Pati, dell'indiavolato Pati. Poi il tentativo di Valenzano, palla fuori, ci ha provato Valeria Valenzano. Russo, Minafra, Minafra perde, perde un impallo. Giacco, avanza Giacco, Pati, perde palla poi Molfetta, Molfetta che si perde l'ultimo passaggio. Minafra, sombrero contro Antonino, poi rinviene bene Valenzano. Angolo per il Bitonto, gara estremamente combattuta, incerta, molto equilibrata, sul filo del rasoio, la decide finora il guizzo al primo minuto di Carmela Anaclerio. Per il Bitonto, Papapico, esattamente in porta, respinge il muro molfettese, quindi Pati, ancora Pati, Antonino, Giacco, lancio lungo, bene di testa Minafra, Russo, bene Russo, 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 palla sul fondo, ci ha provato, c'era Russo, rientro importante, quello per di Russo per mister Verriello, sappiamo quanto è decisiva con le sue giocate, c'era Russo con il suo piede caldissimo, c'è il numero 18 intanto, intervento falloso e danni di Di Meo, la lascia proseguire, intervento falloso prolungato di Valenzano e danni di Di Meo, calcio piazzato per il Bitonto, subito si fa sentire e vedere Lavina Di Meo, l'ultimo acquisto in casa nero-verde, arrivato qualche giorno fa ad arricchire la rosa di mister Antonello Verriello. Papapico, Russo, Minafra, tiro di prima intenzione, palla alta, bella l'idea di Barbara Minafra, anche lei a segno nel derby in Coppa Italia quasi un mese fa, nel 3-0 Bitontino, qui al Polo Borsellino, firmato Anaclerio, Minafra e La Rossa. Ora Bitonto avanti 1-0, ma in campionato Bitonto capolista, punteggio pieno, 27 punti su 27, il Molfetta ne ha 6 in meno ed è quarto. Poi la conclusione di Giovanna Buono, ci ha tentato Giovanna Buono, la palla si perde sul fondo, altro ex di turno Giovanna Buono, l'anno scorso anche lei con la casacca nero-verde. Russo, Di Meo, avanza Di Meo, messa a terra, qui forse ci sta il giallo, intervento intenzionale quello di Pati,
alla strusciante Lavina Di Meo. Già due uscite importanti per il 99 del Bitonto. Gara che si mantiene sempre vibrante, non piena di emozioni, ma molto combattuta, specie a centrocampo. Nessuno si risparmia qui al Paolo Borsellino. Undicesimo turno di campionato, derby tra Bitonto e Molfetta. Pronta c'è la Russo, rimessa laterale per il Bitonto che resta in fase offensiva. Sulla sfera Papapicco, Russo sull'out, palla per il Molfetta. Buono, perde palla nel contrasto, Papapicco messa a terra, calcio piazzato per il Molfetta. Tanto time out chiesto dal campo reale, buono, i tecnici del Molfetta. Ricordiamo il punteggio, Bitonto 1, Molfetta 0, decide la rete al primo minuto di Carmela Anaclerio. C'è una rete voluta di fisico, di forza, quella del 4 del Bitonto. Cioè si è sbarazzata della difesa avversaria. Gara fin qui molto equilibrata, molto combattuta. Non tantissime emozioni, ma certamente non ci si annoia qui al Paolo Borsellino. Dalla capo classifica a punteggio pieno, dopo 9 partite disputate, e il Molfetta quarto in campionato, ma finora sempre vincente in trasferta. 4 partite, 4 vittorie, l'ultima roboante domenica scorsa per 10-0 contro il Martina. 21 punti in classifica, 7 vittorie e 2 sconfitte in casa. Le sconfitte del Molfetta contro il San Severo e l'Altamura, quindi due squadre che hanno nel gol il loro DNA principale. Il Molfetta ne ha segnati finora ben 46, il Bitonto con quello messo a segno da Anaclerio 43, quindi 90 gol in due dopo 10 giornate. Sicuramente è tanta roba nel calcio femminile. Tanto parte Giaco, risponde bene Tempesta, risponde due volte bene anche su Buono. Riparte il Bitonto con Papapicco, da questa parte per Di Meo, la rossa non si intende con Chiara Russo, un po' nervosa la rossa finora. Giaco, Buono, intanto Antonino, ci ha provato Antonino, palla troppo alta, era tu per tu davanti a Tempesta, il 14 del Molfetta, mira imprecisa per l'ex Bitonto Antonino, scampato, pericolo per il Bitonto. Russo, lancio lungo per Di Meo, che però un intervento a seguire, palla data al Molfetta. Giacò, Buono, perde palla, controllo difettoso per Giovanna Buono. Intanto Papapicco, in qualche modo Bitonto si salva elegantemente con Chiara Russo, la rossa, poi interviene bene Narsete. Contropiede del Bitonto non finalizzato dalla rossa, c'è a tu per tu con Narsete. Si è vista respingere la collusione dall'estremo difensore del Molfetta. Angolo per la capolista, per la polisportiva Bitonto. Sulla sfera c'è Papapicco. Papapicco. Proprio il destro. Su Narsete, riparte il Molfetta con Giacò. Poi perde palla Di Meo. Non si intende con Papapicco. Era mostruosa questa occasione per il Bitonto su palla aperta. Intanto qui perde palla la rossa, dicevo era mostruosa l'occasione di qualche secondo fa per il Bitonto, palla persa dal Molfetta, ma c'è stato un misunderstanding tra Di Meo e Papapicco e l'azione è sfumata. Intanto perde anche questa palla il Bitonto,
cioè soffre un po' il pressing del Molfetta. Gara, dicevo prima, molto combattuta, chiaramente si sente il nervosismo, c'è tanto in palio, oltre 3 punti. Prova Antonino, ribatte Russo. Gara, dicevo, non con molte emozioni, ma certamente vibrante, certamente combattuta, sicuramente equilibrata qui al Polo Borsellino in questo 11° turno di campionato, suo turno infrasettimanale, l'ultimo del 2019. Russo, bene Narsete, quindi Pati, ancora Pati, avanza Pati, Pati respinge il corpo di Anaclerio. Match winner finora Anaclerio in questo derby di campionato. Tanto fuori Di Meo, forse toccata dura. Tanto si perde tempo. Non si capisce bene cosa sta succedendo. Ci è sembrato un intervento ai danni di Meo, che infatti esce per infortunio. Tanto ci ha provato Giacomo, recupera bene, para bene Tempesta, rimane in fase offensiva il Molfetta insieme con Giacomo. Per Giovanna Buono, una finta di Giovanna Buono, sappiamo quanto voluta come rimessa per il Molfetta. Sulla sfera c'è Giacomo, Giacomo non si, palla troppo lunga per Antonino, quindi il palla si perde, rimessa per il Bitonto. Russo, palla palombella per Anaclerio, Anaclerio braccata bene da Antonino, poi Pati si porta la palla fuori. La rossa, Russo, Minafra, Anaclerio, Anaclerio! Angola troppo questo tiro Anaclerio, poteva certamente fare meglio il 4 del Bitonto. Narsete, Pati, numero 7 del Molfetta, Giovanna Buono, Giovanna Buono all'indietro per Giacomo, Giovanna Buono non si intende il triangolo, Russo, Russo perde palla, la rossa, Anaclerio, perde palla, Giovanna Buono, Giovanna Buono, Giovanna Buono addosso alla rossa, poi ci ritenta Giovanna Buono. Ora troppe palle perse da ambo le parti al centrocampo, tanti errori in fase di costruzione di manovra e nel Bitonto e nel Molfetta. La tensione chiaramente fa brutti scherzi, è sentita enormemente questo, è sentito enormemente questo derby. Ora un Bitonto che pare un po' in sofferenza in questa fase di match. Il Molfetta che sta guadagnando metri. Ora intanto palla persa proprio dalle molfettesi. Tempesta, Anaclerio all'indietro per Chiara Russo. Ancora Russo, Anaclerio, Anaclerio non si intende il triangolo con Russo. Ma il Bitonto resta in fase offensiva. Barbara Minafra, rimessa laterale, Minafra, Mazzaro, la rossa, Minafra sull'out, perde palla, Giovanna Buono, riparte Molfetta, Giovanna Buono, ma è tutta sola, poi Mazzaro, Mazzaro, Anaclerio, Tempesta, Minafra, Mazzaro, rimessa per il Bitonto. 21° in questo primo tempo, 9 al termine. Anaclerio, Minafra, Minafra ti ho respinto, poi Giovanna Buono, Giovanna Buono, Valenzano perde palla per l'intervento di Mazzaro, sempre Mazzaro, poi tanto resta a terra Barbara Minafra nello scontro di qualche secondo fa con Giovanna Buono.
punteggio è sempre fermo 1-0 per il Bitonto, con il gol di Anaclerio al debutto di questa partita, al principio del primo tempo. Il pivot Carmela Anaclerio. Si riparte con una palla data sportivamente da Giacova al Bitonto. Pronta Maria Giovanna Tempesta. Pantaleo. Mazzaro. La Rossa. Ancora Mazzaro. Anaclerio. Anaclerio. Pantaleo. Però Pantaleo. La Rossa. Però La Rossa. Anaclerio. Mazzaro. Palla però fuori, giro palla sterile per il Bitonto in questo frangente. Molfetta che si difende bene in questa fase finale di primo tempo. Un Bitonto che adesso fa più fatica a creare grattacapi dalle parti di Narsete. Tanto Mazzaro difende questa palla di Valenzano. Tempesta, rimette in gioco per Pantaleo. La Rossa. Mazzaro, ora Mazzaro, La Rossa, Pantaleo, la palla sfuma, ora fase di stanca in questo primo tempo, un Molfetta che difende bene, tanto Anaclerio, Anaclerio, ruba palla a Giacò, e ancora lei, Carmela Anaclerio, palla in... Palla incredibile, quella persa da Giacò, ne ha approfittato Anaclerio per mettere a segno il 2-0, il raddoppio personale, minuto 23 del primo tempo. E in quella che sembrava una fase di stanca della partita, si è trasformata in questo sussulto sempre di Anaclerio, doppietta per il bomber del Bitonto. Ora il punteggio cambia, Bitonto 2, Molfetta 0. Incredibile la palla persa da Giacò in fase difensiva, è stata bravissima nel crederci Anaclerio e a battere imparabilmente l'estremo difensore del Molfetta. Intanto Valenzano, ottimo l'intervento di Maria Giovanna Tempesta, che a mano aperta, mano protesa, ha detto di no al 19 del Molfetta. Tutto molto bello, sia il tentativo di Valenzano sia anche la parata di... Intanto, dicevo, tutto molto bello, sia il tentativo da fuori di Valenzano, ma anche la parata di Tempesta, cioè a mano aperta, ha fatto sembrare tutto così semplice. Intanto ci ha provato Giacò, la palla si perde sul fondo. Intanto time out per il Bitonto. Il punteggio è Bitonto 2, Molfetta 0, decide la doppietta di Carmela Anaclerio. Manca poco alla fine di questo primo tempo. Primo tempo, come si aspettava, vibrante, combattuto, molto molto sentito tra due grandi squadre di questo campionato che sicuramente, sicuramente saranno protagoniste fino a fine stagione. Il Bitonto capolista, 27 punti su 27, quindi punteggio pieno per la squadra di mister Antonello Verriello. Invece Molfetta è quarto con 21 punti, con due sconfitte, 9 partite e soprattutto 4 vittorie su 4 in trasferta. Quindi fortissima la squadra di Camporeale, è buono fuori dal parquet amico. Finora solo successi in trasferta per le molfettesi. Ora nel punteggio però sotto 2-0 con la doppietta di Anaclerio. Pantaleo. Anaclerio, sempre lei, Anaclerio, Anaclerio si gira bene all'indietro per La Rossa, quindi Mazzaro non sguscia via, rimessa per il Bitonto, manca poco al Teccaldo,
di questo intensissimo e interessantissimo primo tempo. C'è il Bitonto, conduce per 2-0. Non, diciamo la verità, non tantissime emozioni. Gara che vive sulle fiammate, sui sussulti. Gara che va appunto a fiammate. Ora meglio il Bitonto, poi meglio Molfetta. Gara in equilibrio totale. Intanto Valenzano, Valenzano calcia in bocca a Tempesta. Aveva fatto tutto meravigliosamente Valenzano. Aveva saltato due avversari. Tempesta a terra, ma il 19 del Molfetta gli ha praticamente calciato addosso. Occasionissima d'oro sfumata per la squadra di mister Camporeale e Varano. Mazzaro recupera palla, si lotta in modo incredibile a centrocampo. Gara veramente di altra categoria, d'altronde ce l'aspettavamo. È stato così anche il David Clovi. Intanto sportivamente la rossa mette la palla fuori. Dicevo, gara sicuramente di altra categoria, ma d'altronde ce lo aspettavamo, perché Bitonto e Molfetta saranno protagoniste indiscusse di questo campionato. Due grandi squadre, sia quella neroverde sia quella molfettese di mister, dei mister Camporeale e Roberta Varano. Intanto qui palla di Giacò, si perde fuori. Papapicco, Mazzaro, perde palla Mazzaro, Giacò, Giacò, Valenzano! Sbaglia sotto porta ancora Valenzano. Interessante questa azione sull'asse Giacò Valenzano. Poi quest'ultima davanti a Tempesta. Ha calciato troppo debolmente. La rossa, la rossa, la rossa! Tiro deviato, Di Meo, Di Meo, tiro troppo debole. Palla si spegne sul fondo. La gara, dicevo, è confermo, vive di fermate da ambo le parti, si gioca senza soluzione di continuità. Con le Molfetta, rimessa per il offensiva per la squadra molfettese. Sulla sfera c'è Barbaro. Giovanna Buono. Tiro troppo debole dalle braccia di Tempesta. Mazzaro. Tanto manca pochissimo al tè caldo in questo primo tempo. Di Meo. La Vina Di Meo perde palla. Giacò, Giacò, Giovanna Buono, palla troppo lunga per Giovanna Buono. Due di recupero. Ancora 120 secondi prima del riposo, del cambio di campo qui al Paolo Borsellino. Mazzaro, Papapicco, Mazzaro, La Rossa, capitan La Rossa, Di Meo, Papapicco, poi ancora Di Meo. Bella questa occasione del Bitonto. Due tentativi, Di Meo prima e Papapicco poi. Riparte Molfetta con Giacò, braccata da Di Meo. Barbaro, Giacò, poi perde palla, intervento di Mazzaro. Tempesta, Papapicco, Mazzaro, Antonino anticipa Di Meo, Barbaro, Giacò, La Rossa, con La Rossa, La Rossa, Mazzaro, Papapicco, La Rossa, La Rossa, palo esterno per Flora La Rossa. Squillo, primo sussulto del capitano neroverde. Intervento di petto elegante di Papapicco. Papapicco, poi intervento di Narsete che colpisce anche il portiere. Resta a terra Narsete, colpita involontariamente da Barbaro nel disperato recupero su Papapicco. Speriamo ovviamente nulla di grave per l'estremo difensore molfettese, sulla quale è catapultata Barbaro per difendere
la porta da Papà Picco. Si rialza Narsete, angolo per il Bitonto che chiude in avanti questo vibrantissimo primo tempo. 2-0, doppietta di Anaclerio. Finora, ma gara ancora tutta da vivere, tutta da scrivere qui al Paolo Borsellino. Mazzaro, e su questa azione l'arbitro manda a perdere un tiro caldo. Noi vi lasciamo per 5 minuti. A risentirci a breve per il secondo tempo qui tra Bitonto e Molfetta.
rientriamo in diretta, amici sportivi di Radio Doppio Zero, qui dal Paolo Borsellino di Bitonto per il secondo tempo nel derby tra Bitonto e Molfetta, alla valevole del turno 11 del campionato di Serie C del futsal femminile pugliese. Il primo tempo si chiude sul punteggio di 2-0 per il Bitonto, grazie alla doppietta di Carmela Anaclerio. Un primo tempo non ricchissimo di occasioni, ma sicuramente molto equilibrato, molto combattuto, molto teso tra due squadre che sicuramente hanno un potenziale enorme, che non vogliono assolutamente perdere, che sicuramente stanno cercando di lottare colpo su colpo e pallone su pallone. Gara tendenzialmente equilibrata, quella del primo tempo. Il Bitonto ha avuto due guizzi, uno a inizio primo tempo e l'altro a metà del primo tempo con Anaclerio, ma il Bitonto che tutto sommato non ha fatto vedere chissà quali grandissime cose, cioè, però è stato bravo a difendere il ritorno del Molfetta e a colpire nelle occasioni più propizie. Ora vedremo come sarà questo secondo tempo. Intanto Mazzaro, rientriamo in diretta con Mazzaro, Papà Picco, La Rossa, capitano La Rossa, Paolo Esterno per nel primo tempo, La Rossa, braccata dal muro molfettese, quindi rimessa per il Molfetta. Ci ha provato capitano La Rossa, muro su di lei, ripeto, palo nel primo tempo per il capitano neroverde, Paolo Esterno con un tiro da fuori. Si è vista poco in realtà nei primi 30 minuti il capitano neroverde, ben controllata dal Molfetta. Intanto Mazzaro, sempre La Rossa, Papà Picco perde palla in qualche modo, poi Pati, forse è trattenuta Papà Picco. Intanto intervento salvifico di Tempesta e danni di Pati, ci ha calciato a botta sicura, salva Tempesta, ma palla persa di La Rossa sulla fascia. Sempre il Molfetta, Pati schiaccia troppo, angola anche troppo, quindi palla che si spegne sul fondo. Quindi intervento, quindi primo sussulto del secondo tempo è del Molfetta, con il tentativo di Pati sul quale pronta si è fatta trovare Tempesta. Intanto qui perde palla Di Meo, braccata da Antonino, corre Molfetta con Pati. Buono, perde palla Di Meo, palo, Papà Picco, incredibile, cosa non ha segnato il Bitonto, Papà Picco a un centimetro dalla porta dopo il palo di Di Meo, gol clamoroso fallito dalle leoncelle neroverdi, davvero incredibile il palo di Papà Picco a porta completamente sguarnita, a portiere a terra, cosa non ha segnato il Bitonto dopo il legno colpito da Di Meo, un tiro ben angolato da fuori, Narsete, Pati, ma l'intervento in scivolata di Papà Picco ci ha salvato il punteggio. Papà Picco, croce delizia in questi due minuti, croce per l'errore da matita rossa davanti alla porta e delizia per questo intervento salvifico difensivo su una Pati pronta a calciare a botta sicura. Intanto fallo di mano di La Rossa, fallo di mano non concesso per fallo di Pati, rimessa Mazzaro, Papà Picco con la Mazzaro, sempre Mazzaro, Papà Picco, Mazzaro, La Rossa, fa già la palla il Bitonto, Di Meo, La Rossa, messa a terra, calcio piazzato per il Bitonto, 3 sul capitano del Bitonto, punizione da posizione centralissima per il Bitonto. Allora, si fa sentire il pubblico del Bitonto, ci sta incoraggiando le leoncelle dal primo minuto di questa partita. Prepara la sfera il capitano La Rossa,
po' di confusione nella barriera. Tutto è pronto per la rossa. La rossa 3-0, direttamente sul calcio piazzato, e sono a 3 per il Bitonto. Fatale il calcio piazzato di Fola La Rossa. Bitonto 3, Molfetta 0. Cambia il punteggio il Polo Borsellino. Sul taccuino e entra anche Fola Rossa, se da calcio piazzato sul secondo palo ha battuto l'incolpevole Larsete, che sicuramente non ha visto partire questa palla, vista la folta barriera davanti a sé. Ma tant'è, Anaclerio, Papapicco, Bitonto 3, Molfetta 0. Buono lo stesso punteggio del derby di Coppa Italia. Rimessa per il Molfetta, Antonino, Pati, palla fuori, rimessa per il Molfetta, Antonino, Pati, palla non si intende nella palla con Buono, Mazzaro, La Rossa, Anaclerio, doppietta per lei, La Rossa, Papapicco. Papapicco, messa a terra, giallo per Pati, intervento falloso su Papapicco, primo giallo del match, gara che sembra incattivirsi in questo secondo tempo. I colpi si fanno più duri, più pesanti, d'altronde la posta in palio è enorme, al di là dei semplici tre punti. Bitonto che salirebbe adesso a quota 30. 10 vittorie in 10 partite. Punteggio sempre pieno per il Bitonto. In campionato intanto Mazzaro. Rimessa per il Molfetta. Bitonto andrebbe a quota 30 in campionato. Invece il Molfetta resterebbe fermo a 21. Molfetta che ricordiamo finora ha sempre vinto in trasferta 4 gare su 4 in questo campionato, quindi match ancora più difficile per il Bitonto in questo turno di campionato infrasettimanale. Papapicco, messa a terra, l'ennesimo fallo che subisce Papapicco in questa partita, questa volta fallo ai danni, fallo di Giovanna Buono ai danni di Papapicco. Mazzaro, Anaclerio, Papapicco, Mazzaro, La Rossa, La Rossa sruscia via, poi perde rimpallo, quindi palla si perde sul fondo, rimessa per il Molfetta, sempre Narsete, Pati, ancora Pati, si gira bene, Pati, giallo per Papapicco, questa volta l'intervento opposto. Papapicco, giallo su Narsete, su Pati, intervento a parti invertite, quindi secondo giallo del match, questa volta finisce sul taccuino Papapicco dopo Pati. Calcio piazza per il Molfetta da posizione defilata ma interessante. Guarda che continua a essere molto vibrante, molto combattuta, non bellissima come emozioni, ma bella perché intensa, bella perché vibrante e molto equilibrata nonostante il punteggio. Pati, per lo spazio, rimpallata bene da Papapicco, rimessa per il Molfetta, zona d'attacco sempre Giovanna Buono, Pati, Buono, Giovanna Buono, Buono, però Buono mantiene palla, Giovanna Buono in qualche modo
rimessa, resta in fase offensiva e Molfetta, calcio d'angolo, sulla palla c'è Barbaro, Barbaro ci ha provato Patti, palla si spegne sul fondo, punteggio resta sempre sul 3-0 per il Bitonto. Doppietta di Anaclea nel primo tempo, il guizzo di La Rossa nel secondo, Tempesta, Papapicco, Russo, Mazzaro, Russo, avanza Russo, palla sul fondo, rimessa per il Molfetta del tandem Campo Reale, Roberta Varano, Patti, Patti, centrale per Tempesta, Russo, avanza Russo, perde palla Antonino, poi intervento, il rimpallo di Papapicco, su tutte le palle Papapicco anche quest'oggi, pedina fondamentale per Antonello Verriello, ora fuori Papapicco per Barbara Minafra, Mazzaro, Chiara Russo, importante il recupero di Chiara Russo per il Bitonto, tanto fallo dell'Aclerio, si gioca per il vantaggio, ora no, calcio piazzato, ha fatto proseguire per il vantaggio, poi l'azione non si è organizzata, quindi calcio piazzato per il Molfetta, la rimessa Russo, Anaclerio, Anaclerio, rimessa per il Molfetta, già battuta, buono, buono, Patti, Patti, la palla si spegne sul fondo, bella questa triangolazione, Patti, Giovanna, buono, è rimessa per il Bitonto, bello questo tentativo sull'asse, buono Patti, la palla però si è spenta sul fondo, Anaclerio stoppa male, Minafra, confusione in mezzo al campo, Minafra, Minafra, ottimo l'intervento salvifico di del difensore molfettese, era calcio d'angolo ma invece no, l'arbitro in confusione in questa occasione, Patti fermata da Russo, poi Antonino calcia troppo alta la sfera, era evidente l'angolo andato al Bitonto nella precedente occasione, momento di abbaglio dell'arbitro, ma tant'è, si riparte, c'è la Russo, Anaclerio, 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 Minafra, Russo, Antonino per Russo, riprende palla Russo, Russo messa a terra, calcio piazzato per il Bitonto, importante il fallo guadagnato da Chiara Russo, intanto il tempo passa e il punteggio è sempre Bitonto 3 Molfetta 0, Bitonto andrebbe a 10 vittorie, andrebbe a 10 vittorie su 10, 30 punti in classifica in 11 partite, cammino perfetto per il per le Leoncelle, invece Molfetta resterebbe ferma, vuota 21 con la terza sconfitta in campionato, tanto parte Anaclerio, Anaclerio, tanta potenza, poca precisione, palla si spegne sul fondo, ci ha provato questo bolide terra-aria Anaclerio, Patti non si intende con Barbaro, quindi rimessa per il Bitonto, Minafra, Anaclerio, Mazzaro, Russo, Russo, prova Russo, facile tra le braccia di Narsete, riparte il Molfetta, palla troppo alta per Giovanna Buono, Minafra, Mazzaro, Russo, non si intende l'urlolina con Anaclerio, quindi palla persa, tante palle perse anche in questo secondo tempo per il tentava il compagno, intanto Russo si porta la palla fuori, in tema di palle perse dicevo tantissime gli errori in fase di impostazione di manovra in questa partita, Minafra difende bene poi sparaccia senza complimenti, Narsete
Giovanna Buono, braccata da Mazzaro, c'è la meglio, senza fallo, dice l'arbitro. Rimessa per il Bitonto, laterale, c'è la Russo. Quasi metà di questo secondo tempo, Bitonto 3, Molfetta 0. Russo, palla troppo corta per l'arrivante, la corrente Anaclerio. Sparaccia bene Antonino. Tempesta. Anaclerio. Si gira, do lo spazio giusto, Russo, poi Mazzaro, palo! Clamoroso palo di Mazzaro da fuori. Qui sfortunato il Bitonto, terzo palo della serata. Tutti in questo secondo tempo. Questa volta Mazzaro da fuori, ci ha centrato il legno. Russo, tutto fermo. Intervento falloso di Chiara Russo e danni di Antonino. Quindi calcio piazzato per il Molfetta. Palo clamoroso qualche secondo fa per il Bitonto, a un passo dal poker. Fanno time out chiesto dal tandem camporeale Varano. Quindi Bitonto vicino al 4-0 qualche secondo fa, con la botta da fuori di Mazzaro, ci ha centrato il palo pieno a Narsete battuto. Sono già tre i legni del Bitonto in questo secondo tempo. Di Meo prima, Papa Picco clamorosamente poi, e ora Mazzaro. Partita che si mantiene sempre sull'equilibrio, non ricchissima di occasioni, ma sicuramente vibrante, degna di un big match, degna di un derby sentitissimo quale quello tra Bitonto e Molfetta, il secondo in questa stagione. Il primo lo ha vinto il Bitonto in Coppa Puglia, sempre 3-0, sempre qui al Paolo Borsellino, amici sportivi di Radio 00. Vedremo come si evolverà questa seconda parte di secondo tempo. Il punteggio, ricordo, è sempre fermo sul 3-0. Decidono la doppietta di Anaclerio nel primo tempo e il guizzo dal calcio piazzato di Capitan La Rossa per il Bitonto. Ci salirebbe a 30 punti su 30, punteggio pieno sempre per le Loncelle capolista. Inarrestabili finora nella marcia, le Loncelle di mister Antonello Verriello. Tutto è pronto per ripartire, Antonino, uno dei tanti ex di questa sfida. Anaclerio. Non supera Barbaro, Rora Clerio, Valenzano, Antonino, con Antonino, riparte Molfetta, Valenzano, poi senza complimenti c'è la Russo in fallo laterale. Bitonto che si difende bene, non ha avuto da fare grossi interventi finora, Tempesta, a parte l'ordinario, a parte il primo tempo il guizzo di Giovanna Buono. Tanto Pati, salva Mazzaro, poi ancora di piede, salva tutto su Valenzano. Tempesta, occasione importante per il Molfetta in questo caso, di doppia occasione importante. Salvataggio di Mazzaro sulla linea prima, intervento di piede di Tempesta poi. Pati, riparte il Molfetta, Russo interviene, poi Anaclerio difende palla. Fisicamente è devastante Anaclerio, il 4 del Bitonto. Antonino, con Antonino, Valenzano, batte e ribatti, si salva il Bitonto alla fine. Resta però in fase offensiva il Molfetta. Pati si porta la palla fuori, rimessa per il Bitonto. Siamo quasi al ventesimo di questo, in due terzi andati via in questo secondo tempo. Punteggio è sempre fermo 3-0 per il Bitonto. Tanto Mazzaro, palo per lei poco fa. Pantaleo, Anaclerio difende bene palla. Russo, Mazzaro, Anaclerio,
Russo, prova Russo, palla difficile ma rimessa importante per il Bitonto, che resta in fase offensiva, respira la squadra di mister Berriello. Poi rimessa laterale, il Bitonto resta sempre lì. Ora c'è Pantaleo sulla sfera, questa rimessa laterale all'Aclerio. Russo, prova Russo, tiro Lemme, tale facile di Narsete, poi intervento abbastanza ruvido quello di Anaclerio e danni di Valenzano. Intervento rimessa per il fatto piazzato per il Molfetta. Antonino, troppo lungo per Valenzano, l'azione sfuma. Tempesta, bene Antonino, poi perde palla Pantaleo, la rossa Mazzaro, la rossa, perde un rimpallo Valenzano, forse è messa terrorosamente, intanto Valenzano, prova Valenzano, fisicamente Lessi contrappone bene Anaclerio. Pati, fase di confusione adesso in campo, la stanchezza ne si fa sentire. Tanto Mazzaro, rimessa per il Molfetta, ci ha tentato, ha creato poco in questo secondo tempo, il Tonto si è difeso bene con ordine. Pati si perde la sfera, rimessa per il Bitonto, time out chiesto dal Bitonto adesso. Dicevo, fase ora di stanca del match, squadre evidentemente anche molto stanche, hanno speso troppo finora. 8 al termine, poi recupero in questo derby incandescente qui tra Bitonto e Molfetta. Il punteggio è sempre Bitonto 3, Molfetta 0. Doppietta di Anaclerio nel primo tempo e il gol di La Rossa nel secondo. Bitonto anche 3 pali in questa ripresa. Si riparte qui al Paolo Borsellino dopo il time out chiesto dalla squadra nero-verde, dalla capolista. Tempesta, la rossa, perde palla, palla sanguinosa quella persa dalla rossa, poi Tempesta salvato di tanto, Pati, ancora Tempesta che salva il risultato. Tempesta sempre sul pezzo, sempre attenta, sempre una saracinesca per le avversarie, una sicurezza per il Bitonto. Intanto andro per il Molfetta, Antonino, Valenzano, liscia la sfera, Narsete, Pati, ora Pati, perde palla, Mazzaro, Papapicco, Anaclerio, perde palla anche lei, troppi errori da ambo le parti in fase di controllo, di disimpegno, di gioco, di manovra, Papapicco, va dando una rimessa laterale, sempre una leoncella Papapicco, non si risparmia mai, anche oggi di gran lunga delle sue la migliore. Intanto la rossa braccata da Antonino, rimessa in fase offensiva per il Bitonto, sulla sfera c'è il capitano, la rossa Papapicco apre per Mazzaro,
palla troppo lunga e troppo imprecisa per Carmela. Anaclerio, Pati, Valenzano, Valenzano, non si intendono le compagne, quindi rimessa per il Piton, certamente se la prende con molta calma La Rossa, Mazzaro, La Rossa, rimessa per il Molfetta, anche se sembrava evidentemente Bitontina, ma l'arbitro ha invertito la rimessa. Antonino non si intende con Valenzano, manca poco ormai al termine della partita, 5 minuti più recupero per le speranze molfettesi per riaprire questo match e per il Bitonto per Centagni il secondo successo nel derby stagionale e il decimo in campionato, 30 punti per il Bitonto in un turno che vede anche impegnate in contemporanea l'altra capolista, il San Michele, con l'Altamura in questo turno importante in campionato. Intanto il Molfetta riapre la partita 3-1 con il gol di Pati, e bisogna dire un bel gol quello del Molfetta. Palla interessante messa da Valenzano sul secondo palo, puntuale l'arrivo di Pati, ci ha calciato in porta e nulla ha potuto tempesta questa volta. Quindi gol che rende incandescente questo finale di partita. Va a terra Valenzano, gara vibrantissima ancora più in questo finale. Intanto ci ha provato Di Meo, intervento in calcio d'angolo di Narsete. Quindi Molfetta ci ha riaperto questo match, ma manca poco alla fine, 4 più recupero per le speranze molfettesi di riagguantare il derby. Intanto ci ha provato in questo caso Di Meo, riparte Narsete, Antonino, Valenzano, perde palla nel Molfetta, Di Meo, papà picco, La Rossa, foggia la palla, il Bitonto, pressata La Rossa da Baldari. Bitonto domenica impegnato in quella di Martina contro l'ultima in classifica. Narsete, Valenzano, 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 tenta la bicicletta, Valenzano, messa a terra, calcio piazzato per il Bitonto e giallo per Papapicco, il secondo giallo per Papapicco, espulso quindi il numero 5 del Bitonto, secondo giallo per Papapicco, quindi Bitonto che finisce in 10, finisce con una donna in meno questo derby che sarà ricordato perché è stato sicuramente incandescente. Quindi esce dal campo imbufalita Papapicco, chiaramente non accetta questa scelta arbitrale, quindi Bitonto che chiude questo derby in inferiorità numerica, quindi in 4 contro 5 adesso il Bitonto. Vedremo come si chiuderà questo derby incandescente fino all'ultimo. Nulla ancora deciso qui amici sportivi di Radio Doppio Zero, qui dal Paolo Borsellino. Baldari, Valenzano, Valenzano, la conclusione, respinge bene La Rossa, Russo non si, Bitonto costretto a difendersi in questa parte finale di derby, derby che sembrava chiuso, poi il gol di Pati e il rosso a Papapicco hanno riaperto tutto. Molfetta che tenta l'impresa disperata, Bitonto costretto a difendersi. Intanto Russo, 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 braccata
la rossa cerca l'out, guadagna una fondamentale rimessa laterale. L'esperienza in questo caso di la rossa, secondi preziosi per il Bitonto. C'è la Russo, lungo linea troppo angolato, Narsete scorre il cronometro, il Molfetta ha davvero poco tempo. Antonino, anzi Baldari, Barbaro, ancora Barbaro, Baldari, Barbaro, Barbaro, tempesta c'è, calcio d'angolo. Due di recupero, 120 secondi per le speranze molfettesi in questo derby. Ancora ci ha tentato Pati, questa volta il tiro è infelice. Tutto oro che cola per il Bitonto, che vede vicino anche a questo decimo successo consecutivo in campionato e il secondo derby di fila portato a casa. Intanto rimane a terra, colpita al volto, c'è la Russo. Dicevo, si sono fatti più importanti i colpi, gli scontri in questo secondo tempo, tutto frutto di una grandissima tensione fin dal fischio iniziale. D'altronde, come abbiamo ricordato molte volte in telecronaca, c'è molto più dei tre punti tra Bitonto e Molfetta. C'è la supremazia, c'è l'orgoglio di vincere un derby e il Bitonto lo sta portando a casa per la seconda volta in stagione dopo quello in Coppa Italia. Arpiona benissimo questa palla Valenzano, Pati, poi c'è la Russo in calcio d'angolo. È un derby che non finisce mai, senza soluzioni di continuità. Tempesta abbranca questa sfera da calcio d'angolo, la rossa troppo lungo per Di Meo, ma il Bitonto è un passo dal conquistare il secondo derby consecutivo in stagione e il decimo successo in campionato. 30 punti per il Bitonto, sempre più capolista in campionato. Il Molfetta conosce il primo stop in trasferta in questo campionato, resta quota 21. La compagine di mister Camporeale, di mister Varano, che però anche oggi ha dato una bella prova di sé. Era costantemente in equilibrio quella tra le Leoncelle e Neroverdi e il Molfetta, in un derby che amici sportivi ci ha certamente appassionato, a termine del quale sentiremo sicuramente i protagonisti. Quindi non andate via al fischio finale con le interviste a caldo post derby qui dal Paolo Borsellino. Manca veramente poco ai titoli di coda di questo match. Valenzano, e su questa conclusione game over al Paolo Borsellino. Il derby è sempre a nero verde, Bitonto 3 Molfetta 1. Bitonto che fa 10 su 10 in campionato, 30 punti, punteggio pieno. Molfetta che resta ferma, quota 21, conosce il terzo stop in campionato, il primo in trasferta. Ma Molfetta sicuramente sarà importante attrice di questo campionato. Ora i saluti finali, a breve sentiremo di questo match, l'intervista a caldo. Un match che ci ha divertito, ci ha fatto palpitare, ma che alla fine ha detto Bitonto 3-1. Ricordiamo soltanto le marcature, doppietta di Anaclerio e la rossa per il Bitonto, il gol di Pati per il Molfetta. Bitonto che ha chiuso con un in meno per l'espulsione a fine partita di Papapicco per doppia ammonizione. Intanto il giusto tributo dei tifosi alle Leoncelle, alla squadra del Bitonto, capolista del campionato, che non conosce ostacoli. 10 partite, 10 vittorie per la banda di mister Antonello Verriello. Domenica impegnate in quel di Martina. Per
adesso è proprio tutto. Vidal, Paolo Barcellino, risentiamoci a breve per le interviste. Un saluto per il momento da Michele Cotugno De Palma.